Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Una fotografia molte storie. Siamo questa sera, abbiamo come ospite uno che per me è un mito della fotografia italiana. Quando si parla di food non si può far altro che pensare a questo personaggio eclettico e spettacolare che è Renato Marcialis. Ciao Anni. Roberto. Ciao, ciao Renato. Allora parliamo, torniamo indietro un po' nel tempo, ma torniamo indietro a una fotografia di qualità altissima. Quando fare la fotografia significava essere capaci di realizzare lo scatto da zero, senza nessun tipo di ausilio tecnologico e senza nessun tipo di ausilio digitale. Quella che io, perdonatemi, considero ancora la vera fotografia. A te la parola, Renato, parlaci un attimo di te e poi vediamo la tua immagine. Allora, di nuovo ciao Roberto, buonasera a tutti quanti. Devo parlare di me. Ah, pensavo che si parlava in genere. Allora, beh, ho iniziato 50 anni fa, esattamente 51 anni fa, e ho avuto, diciamo, degli step presso altri studi. Poi sono arrivato alla gastronomia assieme a mio fratello. E poi a 30 anni ho preso il volo da solo. Oramai, dimmi, prego. No, continua, continua. No, diciamo, faccio un sunto perché sennò siamo qui Sì, 3 anni. certo. Allora, ho portato avanti fino al 2014. Il 2014, per motivi di salute mia più che altro, ma non perché ho qualcosa di grave, perché avevo a che fare con gente che non era improbabile stare assieme a lavorarci, ho abbandonato la fotografia professionale. Però direi di partire subito, perché sennò mi emoziono e comincio a parlare di altre cose e poi vi faccio piangere tutti quanti. Allora, vediamo, questa è l'immagine che tu hai scelto, che è per te un'immagine emblematica, mi dicevi, perché è stato anche un punto di svolta. Allora, intanto raccontacela. Sì, allora, questa immagine è stata realizzata 30 anni fa, nel 1992, per la redazione Sale e Pepe di Mondadori. E io e mio padre era un, diciamo, giornalista, dopo aver fatto una carriera da chef barman, e era anche autore di libri di cocktail, aveva questa rubrica su questa rivista di Sale e Pepe. E il tema questa volta erano i cocktail esotici al chiar di luna. E mi sono, diciamo, un po' con la fantasia, ho pensato di far vedere, visualizzare la terrazza di un Tukul in un'isoletta sperduta al chiar di luna. Allora, cioè, i casi sono due: o andavo, diciamo, con tutta la troupe a trovare un'isoletta, e sarebbe stata una cosa molto simpatica, ma Carina diciamo, sarebbe sì, carino. Però lì lo facevano solo chi faceva moda, hai capito? stata. Che poi non si capiva dove il cavolo stavano fotografando, poteva essere alle Maldive o anche, diciamo, a Sesto di Levante, era la stessa cosa. E in questo caso, niente, è tutto quanto ricostruito in studio. Attenzione, stiamo parlando di 30 anni fa, dove assolutamente i computer servivano soltanto per scrivere, forse. Sì, Non forse a scrivere delle ho lettere. memoria, nel 92 non ce l'avevo nemmeno il computer per scrivere, avevo una macchina da scrivere e basta. E cosa succede? Allora, per realizzarla mi serviva uno sfondo con queste palme. Sono che immagini di palme di notte non esistono negli archivi. Ho trovato un'immagine di un palmizio dove ho rifotografato con del filtro blu più volte per sino ottenere la silhouette nera delle palme e l'azzurro chiaro del cielo blu. La luna, col suo bel cerchiotto, è stata realizzata
praticamente è fatta con uno spot. Uno spot, poi viene tutto illuminato con un bank, con una gelatina blu. Cosa succede? Che però, come vedete qui in primo piano, il limone, le ciliegie, alcuni punti dove viene colpito, e le banane, sono completamente blu. E non mi sembrava tanto per la quale, cioè monocromatico. Allora ho pensato, non avendo diciamo delle attrezzature adeguate, piccole, da poter illuminare questi soggetti, ho realizzato per la prima volta manualmente, cioè diciamo artigianalmente, il pennello di luce. Come? Prendendo una scatola di tè Lipton, dove ho inserito una lampadina di Croica, quella degli spottini, ho praticato un altro buco dove ho inserito un tubo con una gelatina di correzione e ho illuminato, facendo diciamo prima dei polaroid e poi dei test con le pellicole. Questa qui è un'immagine realizzata sul 10-12. Dopo 3 giorni di lavoro per fare tutto quanto, questo qui è il risultato finale. Io ero contentissimo, prendo, vado in redazione, mi viene incontro l'art director, la vediamo sul visore, ancora un po' mi baciava sulla bocca dalla contentezza, arriva il direttore, la direttrice, e mi dice: non va bene Marsalis. E noi pensavamo, ci guardavamo l'art director, che stesse scherzando. No, dice: non va bene perché è troppo bella per noi. È stato un pugno nello stomaco che non so come ho fatto a trattenermi, perché chi mi conosce sa che non mi manca il vocabolario delle parole. Io sono come si chiama? Il Garzanti della situazione delle parolacce. Sono andato via e ho dovuto rifarla. Un'immagine banale, non me la faccio neanche vedere. Quando l'ho consegnata, che mi ha detto sì, questa va bene, ho detto: da oggi in poi non mi chiamate più, io per voi non lavoro più. E quello l'ho fatto con tutte le redazioni italiane. Perché dopo anni di lavoro e aver capito come funziona e chi c'era dietro, non ne valeva la pena. Adesso non è che io faccio il ganassa da dire sentenza, no, perché le cose vanno fatte bene, in quanto nella gastronomia, siccome lo ritengo una cosa seria, venendo da una famiglia di gastronomi, noi quando ricevevamo le ricette, le praticavamo, cioè andavamo dietro alla ricetta che ci davano, ma erano fatte ricette fatte al tavolino. Cosa vuol dire? Che spesso e volentieri, non tutte le volte, però diciamo 6 volte su 10, mancava un passaggio, mancava un ingrediente, le quantità erano sballate. E voi intervenivate con la vostra esperienza di cucina a sistemarla, immagino. Sì, soltanto che allora io dopo, per fare un servizio in più, gli dicevo: guardate, questa qui è la ricetta effettiva. E se la prendevano, cioè era quasi a offenderli. Il che mi sono un po'... cioè, ho detto: ma cazzo, sbaglio io, sbaglio no. E ho chiamato i miei colleghi che lavoravamo, diciamo, per queste redazioni. E gli stessi mi hanno detto: ma Renato, che cazzo te ne frega? Tu fai quello che dici. E lascia per maschile, ma sai quante volte anche noi non ci troviamo e ci mettiamo dentro di tutto per far apparire? Dico: ma è un errore, perché dopo la signora che va a acquistare la rivista a casa si incazza. Tanto più che devo dire che l'unica rivista che non ho mai lavorato, non so perché, va bene, non è... che però le ricette le faceva perfette, era La Cucina Italiana, perché aveva uno staff di professionisti, non fotografi, di cuochi, ed era l'unica dove eseguivi e veniva fuori. Ma il resto era tutto quanto finzione, com'è gran parte di finzione in questo, il mondo dell'editoria. E questa, diciamo, ecco, questa qui è la... Diciamo che questa immagine è stata un po' il punto di svolta, che ti ha fatto decidere di... prendere, diciamo, un'altra strada. Ma
C'è una cosa che mi incuriosisce di un'immagine di questo tipo. Allora, io che faccio still life, prendo il mio oggettino, lo metto sul set, ci ragiono, ci giro intorno, eccetera. Ma qui c'è a monte, quantomeno mentale, una progettazione ben precisa, cioè non c'è nulla di casuale sia nell'impostazione del set che nell'impostazione delle luci che nella tipologia di immagine. O è stato un passaggio man mano che si è evoluto dall'inizio dello studio di questa immagine fino alla realizzazione finale? No, diciamo non c'è progettazione, cioè c'è stato un pensiero, tanto più che mi ricordo che i problemi me li portavo nel dormiveglia, cioè cosa vuol dire? Che andavo a coricarmi alla sera e in quella fase di dormiveglia pensavo al lavoro del giorno dopo, e probabilmente ho pensato anche questa qui, soltanto che è ovvio, dopo parti, diciamo, col fondale, dire ok, cerco le palme di notte, cosa che non esiste. Cosa fai? Non è che ti puoi dire, sì, puoi inventarti altre cose, però mi ero fissato che volevo le palme di notte e sono andato avanti. Avevo anche dei giorni a disposizione, il tempo ce l'avevo, mi sono dedicato e l'ho fatto. Anche e poi tutto quanto viene assemblato. Ovviamente viene fatto prima il fondo, il piano, la prima luce bluastra, poi si va a comprare gli ingredienti, la frutta, vai a prendere anche questi lumini qua che li metti, che servono, e poi alla fine, quando hai il test dell'insieme che dice ok, funziona, ho preparato i cocktail, li ho decorati, certo, pennellati e via andare. Ecco, una cosa, dietro, se vedete questi due, che c'è una luminescenza dove c'è l'orchidea e dove ci sono le due, l'altro accanto con i lamponi, vedete questo bagliore qui? Sono due flescettini che si chiamavano, se non vado errato, porca miseria, fino a 5 minuti fa me li ricordavo, non me lo ricordo, ve lo dirò un'altra volta, erano grandi quanto questo, ecco, erano così, solo che erano neri, qui c'era la lampada, cioè il flash, qui c'era la fotocellula, li ho messi dietro uno e uno, e allo scatto del bank, che era flash, hanno anche loro preso l'impulso e hanno fatto questo bagliore, che è bello, diciamo. Sì, certo, ti dà l'idea della trasparenza rispetto a... Sì, anche la brinatura del ghiaccio, della freschezza, proprio è appetibile, perché quello che serve nella gastronomia è rendere appetibile, non è la fotografia che deve essere bella, ti fa venire voglia di mangiare. Certo, sì, però io vedendo questa immagine mi faccio anche altre domande, ovvero questa è la prima immagine che tu hai fatto con la tecnica della luce pennellata. Sì. Una delle prime. No, questa è la prima in assoluto, proprio, cioè, perché me la sono costruita io. Cioè, all'epoca è stato presentato questo Osmaster, che era un marchingegno di Harold Jones, un fotografo molto bravo americano, che però era un suo cliché. Giustamente, commercialmente, è andato in giro per il mondo a presentarlo per poterlo vendere, soltanto che, a parte il costo, la gestione, eccetera, poi non mi interessava realizzare le sue immagini, in quanto ognuno, presumo, abbia un proprio stile. Però, diciamo che quello che mi serviva era illuminare. Ed è stato proprio fatto che poi la scatola del Tel Lipton, dopo 10 secondi che la lampada è accesa, diventa incandescente. Certo. Cioè, bisogna prendere uno strofinaccio, perché sennò ti rimangono attaccati i polpastrelli. Dopodiché, ovviamente, nel tempo ho acquistato un altro accessorio che non ho mai adoperato, perché mi sarebbe servito per illuminare le etichette delle bottiglie, cosa che invece all'ultimo momento, per illuminare l'etichetta, prendevo uno specchio, giravo, catturavo un raggio del flash e illuminavo benissimo. Ma questa è un'altra storia. Certo, ma questo significa anche una cosa che reputo estremamente interessante del tuo modo di lavorare, ovvero
tu qui ci sei arrivato, ok, questa qui è la prima immagine di questo tipo, ma tu sei da sempre uno sperimentatore. Certo, Cioè, tu diciamo che. non sei quello come me che metto il bank sopra, fine. A te piace giocare da quello che so, insomma. Sì, no, mi ricordo che venivano degli art director che dicevano: c'è Tizio che c'ha il bank con le ragnatele perché trovata la posizione non ha Bravo. più mosso. No, anche perché invece noi avevamo l'abitudine alla sera di smontare tutto e mettere via. Anche perché non è che. Non ci interessava essere una breda, cioè lavorare ogni giorno del mese. Si lavorava quando c'era il lavoro, dopodiché nel il tempo che ci rimaneva libero tra un lavoro e l'altro, dedicavamo ad altre cose, o a sistemare lo studio, o la ricerca, ma anche nei materiali, non soltanto l'illuminazione, ma fare delle prove in gastronomia. Cioè il cosiddetto gelato finto, d'accordo, che c'era il buon Arduino che era stato il re del gelato, diciamo factice. Però quando non c'era il budget bisognava inventarsi qualche cosa. Però anche nelle attrezzature io ho smembrato bank, ombrelli, o se no ho fatto costruire degli alveari in alluminio che applicavo poi a certi softbox, giusto per capire e arrivare a certi effetti, perché le aziende hanno sì dei prodotti, però non è che li sperimentano, non hanno, diciamo, gli addetti al lavoro che dicono: ok, guarda, questo è il mezzo, cosa può fare questo? No, ti dicono il lavoro di base e poi il resto non si sa. E invece io volevo capire come funzionava, come non funzionava, anche a dargli le martellate per dire, cose che invece sì, sono arrivato anche a una tecnica che l'ho chiamata doppia esposizione con fuoco. Ecco, ragazzi, Selettivo. oramai l'Alzheimer mi ha beccato tra capo e collo, con fuoco zonale, che è piacevole all'occhio nella lettura. E cosa che si può vedere sul sito www.renato-marcialis.com, dove c'è una gamma di immagini di gastronomia realizzate per la Bofrost, per ricettari anche come bimbi o anche per la pubblicità. E niente, ed è così che ci si diverte, come sono poi arrivato a quello che sto facendo adesso. Caravaggio in cucina. Assolutamente, assolutamente. Ecco, io non so se consigliare di andare a vedere il tuo sito, il Renato-Marcialis, perché io sono andato a vederlo e ho detto, vabbè, ok, allora facciamo due mestieri diversi. Io mi metto a fotografare le scatolette, che sono facili perché, essendo io poi, da un punto di vista della conformazione, una buona forchetta, quando vedo le immagini di food realizzate con quella tecnica, ma soprattutto con quella cura e con quel gusto nel dettaglio, capisco che io le poche foto di food che ho fatto fanno schifo, per cui lascio perdere. Così pure il discorso del Caravaggio in cucina, che è, se vogliamo, un'evoluzione di questa immagine, cioè da qui parte tutto poi alla fine. O sbaglio? Ma sì, parte tutto. Come dico, non solo io, ma tanti altri, tutte le cose capitano per caso, cioè tutte le scoperte. E anche lì è stata una scoperta piacevole, e dove mi ha coinvolto, dove non devo rendere niente a nessuno, dove sono io quello che realizza, che è l'arbitro della totale situazione, anche perché. Poi, quando ho smesso di lavorare per la committenza, per la pubblicità, per il commerciale, ho capito che non ero libero, cioè al di là delle mie fotografie, cioè sì, c'era chi mi dava carta bianca, però il grosso era sempre un layout, eseguire questo o quell'altro.
non è che lo eseguivi, a volte magari ti piaceva, altre volte un po' meno. Invece in questo caso qui proprio lo trovo anche... Il piacere del fare le fotografie. Sì, no, ma anche è un modo di star bene, perché se... Adesso non dico se sono triste, perché triste io, figurati. però, diciamo, però, diciamo, quando le realizzo, io sono spettatore di me stesso, perché fino all'ultimo io non so che cosa viene fuori, perché lavorando con la luce che vado a pennellare al buio, finché non poi chiudo l'otturatore e appare l'immagine sul monitor, io non so che cosa ho realmente realizzato, che è tutt'altra cosa quando si accendono degli spot, eccetera, ed è già, anche se è una lampada pilota, vedi già il set costruito e quello che verrà. E invece è così, è una sorpresa, ed è una piacevole sorpresa, perché non che al primo colpo riesco, anche se volendo potrei dire buona la prima e vado via e ciap. No, vado avanti affinché trovo quella giusta, dove le parti chiare sono il punto dove dico io, dove la penombra è dove dico io, dove l'ombra è dove dico io. Per cui, diciamo, piace a me e va bene. Poi, se piace agli altri, tanto bene. Però l'importante è che piace a me. Io sono già contento. È che sia tu quello soddisfatto. Tu mi hai detto anche un'altra cosa nella chiacchierata che ci siamo fatti in preparazione di questo evento. Mi hai detto una cosa che mi ritrova totalmente e che credo che non tutti i fotografi siano in grado di comprendere, ovvero non tutti quelli che non fanno still life. E cioè il piacere del mettersi in sala di posa da soli, magari con un po' di musica bassa, e giocare con la luce o con gli oggetti o comunque con la fotografia. Cioè ti riporta al gusto che c'era un tempo nella fotografia. Io sono nostalgico, voi mi dovete scusare. Nel tuo caso specifico, poi, mi pare di intuire che ci sia un gusto ulteriore, ovvero il piacere che si aveva una volta nel dire ma chissà se è venuta. Quel brividino che quando andavi in laboratorio e ti consegnavano la busta, aprivi la busta e dicevi cosa sarà successo. Adesso diciamo che il rischio è minore perché non ci hai buttato, cioè non devi aspettare i 40 minuti della reversal, però il fatto di chiudere l'otturatore e avere quel momento di attesa poi alla fine è anche piacevole. Mi hai fatto venire in mente un aneddoto. Allora, il vecchio studio io ce l'avevo a 300 metri dalla Color Zenith. Allora, cosa succede? Tutti i giorni si fotografava e nella gastronomia fai prima un test, o perlomeno o fotografi, fai le lastre che ti servono, ne mandi una giusto prima di sbaraccare e per controllare. Allora, c'era un lavoro importante, non mi ricordo che lavoro, ma so che era come tutti era importante, ma questo qui in special modo lo aspettavo con ansia. Allora mando uno degli assistenti, vai a ritirare, ok, dopo 10 minuti torna, mi dà la busta, prendo la busta, cazzo non c'è niente dentro. Dico, senti, ma le lastre, sono lì, no non c'è niente, vai subito, fai la strada a ritroso. Aveva girato la busta, sono uscita. Ecco, meno male che le ha trovate. Allora, non sapevo se ammazzarlo di botte, ma mi sono messo a ridere dopo. Perché ti sei messo a ridere perché le lastre le hai trovate, perché se no era da cacciare direttamente nel fuoco. È ovvio che qualche baffa gli sarebbe arrivato. È che poi noi lo chiamavamo Panda, perché c'aveva... poi le sembianze del panda, simpatico, poi veniva fuori con le battute. Tutti quanti gli assistenti che ho avuto erano tutti quanti stati carini, eccetera. Poi molti, molti stranieri. Dal 92, diciamo che su 4, 3 erano stranieri. Da tutto il mondo mi sono arrivati. Ma è stata un'esperienza bellissima. Ma poi, a parte, e questa qui è proprio esilarante perché...
Cioè, sai quando poi aspetti qualche cosa, cazzo, dov'è? Dov'è? No, perché poi all'epoca veramente c'era non lo stress, perché bene o male sapevi più o meno quello che poteva succedere anche da un punto di vista del guaio, però insomma, l'ansietta di tirare fuori il fotocolor dalla busta c'era sempre. No, e quando ci chiamavano sul laboratorio, Marzaris, se è successo, si è bloccata la macchina, ecco. Sviluppo, sono puttana Eva. Cazzo, anche lì diciamo che sono quelle sono esperienze e colpettini di adrenalina che i fotografi i nativi digitali non possono capire. E è un po' un peccato perché fa parte del gioco anche lì. Poi quando è venuto fuori il digitale, io l'ho acquisito nel 2004 perché aspettavo un dorso lavorando col banco ottico che era adatto per me, non che io mi dovevo adattare a lui, no. E ho aspettato finché è arrivato questo dorso ed era fantastico. Cioè, io poi via tutte quante Polaroid, pellicole, perché io ho fatto un conto una volta in lire che spendevo circa 70 milioni all'anno tra pellicole e Polaroid. Cioè, nella mia vita io ho comprato 3 ville al signor Kodak e 4 al signor Polaroid. Sappiatevi regolare. Ecco, quando invece col digitale, sì, c'era l'investimento iniziale e poi era tutto grasso che cola ed è stato fantastico. Cioè, coloro che sentivo dire no, ma la pellicola, ma vada via i ciap. Allora quelli all'epoca con le lastre di vetro emulsionate ancora prima con altri prodotti, eccetera, quando è venuto fuori la pellicola di coda, cos'è che hanno? Si sono sparati dei maroni? No. È sempre per migliorare le cose. Un'evoluzione, naturalmente. Poi sperando che non passa un asteroide magnetizzato che ci cancella via tutto quanto, smagnetizza tutto quanto. Torneremo le pellicole al limite. In ogni modo, sappiate che il mio archivio, 75%, è formato da pellicole, per cui è a disposizione. Ma guarda, io a tal proposito ho una piccola filosofia mia, ma non soltanto mia, anche altri colleghi più o meno famosi portano avanti questa cosa, e cioè io, vabbè, lo still life commerciale no, però diciamo le immagini che mi interessano io me le stampo. Ho una stampantina sublimazione che è un buon prodotto, mi dà un'immagine di buona qualità, me le stampo e me le tengo, soprattutto quelle personali, perché asteroide a parte, dal mio punto di vista l'immagine digitale la puoi archiviare finché vuoi, però a un certo punto è destinata a scomparire, mentre l'oggetto cartaceo probabilmente ha una possibilità di vita superiore all'oggetto digitale. Chiaro, deve valer la pena, perché no, mi sto immaginando il giorno che ti facciamo le corna, un incendio ti ci brucia tutto quanto, t'attacchi al tram. È vero. Dove andiamo, siamo fregati. Sì, tutto è di passaggio poi in realtà, assolutamente. Molto bene. In chiusura, diciamo, di questa chiacchierata, dici due parole sul discorso legato a Caravaggio in Cucina, perché quello è un progetto che è vero che è tuo personale, però è anche vero che è un progetto immenso e di grande soddisfazione, mi pare di capire. Sì. No, anche perché, diciamo, non vi sto a raccontare tutte le sfaccettature perché andremo troppo in là. In ogni modo è veramente immenso, cioè potrebbe racchiudere tantissime cose. La cosa bella è appunto di vedere il cavalletto. Il nostro Saulo è sul pezzo sempre. E, meraviglioso. Ho fatto qua della luce che fa apparire da questo nero profondo il soggetto e lo trovo piacevole. Poi sembrano quasi disegni, non so, è una sensazione di tranquillità. So che c'è un'amica, io quando sono nervosa o il ciclo vado a vedermi il tuo sito. Non so se... sì, allora,
non faccio commenti, però un commento lo devo fare. Noi siamo partiti da un'immagine dove tu hai iniziato a sperimentare il light painting, la luce pennellata, e la sua evoluzione naturale è stato questo, e devo dire che queste immagini sono veramente immagini meravigliose. Quella che su cui abbiamo chiacchierato è una bella immagine, è un'immagine accattivante e tutto. Questa è, credo, il massimo che si possa ottenere oggi come oggi con... Ecco, scusate, interrompo, vedete che ci sono... Ecco, guardate che questo cavolo qua. Con queste foglie, se vai al supermercato all'ortolano, non le trovi. Devi avere l'orto, come ho avuto io, e adesso che non ho più l'orto, ho l'orto dei miei amici giù nelle Marche. Anche i fiorellini qua e le foglie del citriolo, dove le trovi se non hai proprio l'orto? Da nessuna parte. Lo stesso anche questi carciofi con queste foglie. Questo va bene. Questo, torniamo, qui non c'è soltanto l'occhio e il gusto estetico del realizzare una bella immagine, c'è anche tutta l'esperienza pregressa del food fatto professionalmente e con la cura assoluta dei particolari, che ti portano a dire: no, questa, come si dice, questo fiore di zucca non mi va bene quello lì, ma voglio questo perché, da un punto di vista dell'immagine, quello è quello che io voglio. La scelta dei materiali, tutto quello che sta intorno a queste immagini, uno può dire sì, va bene, le metti lì, gli dai due pennellate con la pila e hai fatto l'immagine. No, è tutto tranne che questo. E ci sono oggi, diciamo, delle persone che giustamente provano questa tecnica perché ci si diverte, si divertono. Io e stanno facendo delle mostre. Hanno, diciamo, il buon gusto anche di citarmi come fonte, e non e va benissimo, io sono contento, e si fa così, perché come anch'io mi sono ispirato a Chris Broadbent e ad altri professionisti, non è che diciamo è giusto, se sei... Banalmente ti sei ispirato a Caravaggio, voglio dire. Sì, diciamo, lì Caravaggio è venuto fuori dopo, perché al momento pensavo ai fiamminghi, poi il fiammingo, cazzo, vado a prendere, poi dico, ma cazzo, aspetta un attimo, Caravaggio, io non capisco nulla di arte, e Caravaggio lombardo, ostia, Caravaggio, faccio la roba in cucina, Caravaggio in cucina, se facevo lingerie avrei fatto Caravaggio in camera da letto. No, poi... potevano esserci delle evoluzioni assolutamente interessanti. Se tu dovessi decidere di fare Caravaggio in lingerie, sarai ospite assolutamente gradito. No, dopo, è una fatica. No, Caravaggio in cucina mi piace anche come, che poi scrivo io Caravaggio cucina maiuscolo, la cucina maiuscola, perché per me è una cosa seria. E come ti ho detto, anche la soddisfazione di andare per orti, trovare questi alimenti e essere sbalordito com'è la natura, perché ragazzi, se non prendete, andate voi in un'azienda agricola a vedere quanto è grande una verza, è 1,20 m a volte, perché dopo noi quello che mangiamo è il centro, è il bocciolo, ma il resto è 1,20 m di fogliame, che le guardi, sono di una bellezza, e c'è alcune immagini sulla serie XL, questa verza enorme, e altre cose, abbiamo visto prima anche i piselli col fiorellino, non è che vado lì e trovo il fiorellino, devi andare quando c'è il fiorellino. Certo, non è che vai all'Esselunga a prendere i piselli col fiorellino, assolutamente. No, devo dire che quando hai menzionato una verza di 1,20 m, io che sono un amante della cucina lombarda e nello specifico della cassola, mi sono immaginato quello che si può ottenere con una verza di 1,20 m, ma questo, diciamo, è un po' un mio... Come dire, il prodotto singolo, vabbè, qua è composto, e qui abbiamo, ecco, questa è una composizione gastronomica fatta per un'amica, e sono soltanto queste qua, XL. Boh,
devo rivedere il sito. E in ogni modo, no, sono contento così. Poi le stampo, allora, quelle grosse grosse da 2 metri, le faccio stampare in Fotorent qui a Milano. Invece ho la stampata, un plotter da 60 centimetri, ultimamente ho fatto delle stampe 60 anche per 1,80 m, cioè il fiore dell'aglio, che è stupendo. Il fiore dell'aglio è una roba meravigliosa, è una palla così, formato da tanti fiorellini. E niente, mi diverto a stampare. Un po' d'occhio, 1,80 m di fiore dell'aglio. Allora, uno vede questi soggetti qua, pensa che siano per una casa con legno, sia roba vecchia, eccetera. No. Tu metti questo pannello qua, 1,80 m, alto 60, montato sul forex da 2 cm, è di una modernità, cioè è design, non è fotografia caravaggesca. È certo. Il pronipote di Caravaggio, perché lo trovo poi il prodotto singolo, cioè il soggetto dove vai proprio a far uscire il dettaglio massimo. Sì, sì, l'esasperazione del soggetto. C'è anche il rapanello, che è bellissimo di quelle dimensioni. No, ecco, vedi, questa foga qua non la mettevo sulle fotografie commerciali. Cioè, mi piace. È il piacere di fare la fotografia. Sì. Faccio soltanto una domanda tecnica, ma proprio banale. Tu lavori ancora con un banco ottico? No. Allora, ho lavorato i primi tempi col banco ottico, però il dorso aveva questa, diciamo, defiance. Dopo 30 secondi di apertura dell'otturatore impazziva, e cancellava quello che avevo fatto. Certo. Allora, 1, 2, 3 volte, sono davanti, poi ho detto, un giorno ho detto, ho una Canon che non ho mai adoperato, ed era la 5 Mac 2, 5, 6, sì, ecco, abbiate pazienza, le marche sono importanti. Ho provato, ho inquadrato, ho fatto, poi aveva anche lei aveva 21 milioni di pixel, lo stesso del dorso. Certo. Ma qui va ho fatto esposizione anche di due minuti, perché c'erano alcuni soggetti con diaframma molto chiuso, ovviamente, e poi bisogna tenere la sensibilità molto bassa. Fantastico, ho mollato il banco ottico per la Canon, adesso ho quella 5RS da 50 milioni di pixel. Fai delle robe immense. No, è che, diciamo, come il gergo di dire, mi riempio la bocca, non so neanche che cazzo servono i 50 milioni di pixel, perché ho visto che con 21 viene la stragrande, però certo. Ho 50 milioni. Ce l'ho tanto io. Ok. Sono segmentali, come dire, ma che marca? Qualsiasi macchina può farlo. Se c'è la posa B, dammi. Poi figura, per anni che non lo sapevo, ma meglio così, e non me ne fregava un cazzo. Ho fotografato con un 70-300 Canon, che era poco più del fondo di bottiglia, cioè è quello che costa meno di tutto. Non so neanche se è più in produzione, perché non lo vuole nessuno, eppure ti faccio vedere quello che ho tirato fuori, perché è un'alchimia di questa tecnica che ti tira fuori i particolari pazzeschi. Certo. Andate adesso, non so, andate a vedere sul sito il blocco dell'immagine e analizzate i particolari, non tanto il soggetto, cioè il legno, certe, cioè vedi dei particolari, ma io, madonna, io ce li ho appesi qua giù nello studio. E tuttora mi soffermo e dico, ma porca miseria, io sto qui, non l'ho mica visto. Delle cose meravigliose, ma non perché lo fate io, l'avrei potuto fare chiunque. È proprio il trovare il particolare, la nitidezza, no, è bello, forse adesso mi lascio andare perché mi piace la gastronomia, mi piace mangiare, ovviamente. Ma io verrò a trovarti in studio, che mi hai parlato di un posticino dove si mangia molto bene lì vicino. Ma guarda che c'ho ancora 2 porzioni di cassola in freezer.
Fratello, io chi sono io per rifiutare un invito del genere? Allora, no, allora, noi dobbiamo chiudere perché, come avevo previsto, abbiamo ampiamente sforato la mezz'ora canonica, ma va bene così perché è stato veramente un piacere parlare con te di fotografia e di cibo, che sono le due cose che in assoluto mi appassionano. Quando volete, la prossima volta con la bavaglia. Assolutamente. Io consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando ancora e che ci guarderanno di andare a vedere appunto i due siti di Renato, cioè renato-marcialis.com e caravaggioincucina.it. Godetevi queste immagini perché sono veramente vi si apre il cuore. Poi magari deciderete di smettere di fotografare il food e vi metterete a fotografare le viti e i bulloni come faccio io, perché vi renderete conto che arrivare alla poesia che si vede soprattutto nelle immagini di Caravaggio in cucina è impossibile per noi umani, è impossibile, bisogna essere veramente dei maestri veri della fotografia. In ogni modo, amico, chiunque abbia da qualcosa da chiedere che non sono stato chiaro, o vuole un consiglio, chiamatemi, mi telefonate, magari mandatemi il primo messaggio, perché non è che rispondo a tutti quanti, ragazzi. Tu cioè, sai questo. Perché mi chiamano anche quelli, ormai li ho segnati come spam, gli spaccamenti di Maroni, però io sono per, non c'è problema, chiamatemi, facciamo una bella chiacchierata, mi dite cosa volete sapere e io sono a vostra disposizione. Guarda, io ti ringrazio di questa cosa, perché giuro davanti a tutti che non immaginavo che Renato si mettesse a disposizione in questa maniera, ma ti ringrazio veramente tanto, perché è lo spirito con cui noi dell'associazione di AFIP stiamo cercando di portare avanti il nostro percorso, e cioè non siamo concorrenti, siamo colleghi, molto spesso siamo anche amici, per cui la collaborazione, la curiosità è quella che spinge poi ognuno di noi a progredire nella fotografia, nella professione o anche soltanto nella passione che mettiamo in quello che facciamo, e avere delle persone come te disponibili a un consiglio o anche semplicemente a fare quattro chiacchiere è assolutamente una cosa molto importante. E dirò di più, se passate vi offro anche un caffè della Madonna. Fantastico. Renato, io ti ringrazio veramente tantissimo. Roberto, grazie a tutti, grazie della pazienza che avete avuto ad ascoltare questa vecchia cariatide della cucina. Fossero tutti come te. Grazie ancora, ti verremo a trovare sicuramente. Tu okay. Sei un pazzo scatenato a dire venite a trovarmi, perché okay. Ti troverai la coda fuori dallo studio. Mi faccio tutti i prigionieri, poi mi faccio pagare per riscatto, che cazzo credevi? Sì, ma secondo te, dopo che hai visto quanto mangio, mi lasci andare senza riscatto? No. Ho già un pensiero. Salsicce e cotechino. Nel senso che con me fai delle salsicce e certo. Mi sembra giusto. Beh, non potrei sperare in una fine migliore. Va bene. Grazie ancora. Di nuovo alla prossima esperienza, che così sarà difficile ripetere. Ciao a tutti.